Buonasera, allora benvenuti a un altro appuntamento con Star Bene in TV. Questa sera siamo in compagnia del dottor Giuliano Boscutti, che è il direttore del Dipartimento Adattività Integrata di Medicina Interna, che mi pare che anche in questo caso come si chiama, la sigla è DAI, se non mi Dai, sbaglio, quindi è un po'. un acronimo un po' È un acronimo un po', stimolante. stimolante, che però, dottore, che cosa racchiude, che cosa significa soprattutto? Racchiude l'ambito all'interno del quale trovano sviluppo una serie di strutture che rappresentano la risposta che la nostra azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste è capace di mettere in campo per quelle che sono le principali patologie di carattere medico. Il Dipartimento comprende esattamente nella nuova veste che gli è stata data dal nuovo atto aziendale, quattro reparti di medicina, due universitari e due ospedalieri, una geriatria che è l'unica poi in regione, la nefrologia, che è una Che lei specialità dirige, fra che io l'altro. dirigo e a cui sono particolarmente affezionato e che ha un aspetto in se stessa trasversale. E una struttura dipartimentale, una struttura semplice dipartimentale che consente non solo alle strutture del dipartimento, ma anche a strutture di altri dipartimenti di poter utilizzare in maniera importante l'ecografo, l'ecodoppler, una serie di strumenti che consentono di fare una medicina più moderna. Mi chiarisce una cosa, io lo dico sempre, diciamo con una certa ironia, non mi permetterei mai, ma insomma, la differenza per esempio fra una struttura che sia universitaria o una struttura che sia ospedaliera. Il malato, il paziente poco li riguarda, insomma, probabilmente anche poco comprende della differenza e molto probabilmente credo che ci siano forse anche delle polemiche che da questo punto di vista sono poco pertinenti. Uno viene curato, qual è che interessa che uno sia Non professore, mi che uno sia unirò a quelle dottore? polemiche Però sicuramente. che c'è una differenza, desumo, e questa differenza si sostanzia in che cosa? Allora, sicuramente la nostra azienda si chiama Azienda Sanitaria Universitaria Integrata. Integrata e questo fa capire che tutta l'azienda si spende per quella che è la preparazione dei giovani che fanno il percorso universitario, vuoi per la facoltà di medicina, vuoi per il corso infermieristico. E per tutte le specializzazioni che vengono successivamente. Sicuramente i reparti universitari in questo hanno una vocazione maggiore e investono una quantità di energie e anche di tempo molto importante per la preparazione dei nuovi medici del futuro. Ho capito, questa è la La differenza. differenza. Le strutture che sono invece raggruppate appunto nel dipartimento hanno, questa è una domanda tipica dei giornalisti, noi abbiamo sempre l'idea di dover cercare un filo rosso, un qualche cosa di comune, eccetera, una sorta di deformazione professionale. C'è qualche cosa di comune oppure, voglio dire, gli ambiti sono abbastanza diversi fra loro? No, io direi che quella che è la parte di medicina interna, quindi le due strutture ospedaliere e le due strutture universitarie hanno molto in comune, perché si occupano delle stesse patologie. Come spesso succede, ognuna di queste ha sviluppato dei filoni propri che ha approfondito, in cui si sono sviluppati alcuni rami di specialità mediche, se vogliamo. Segnatamente all'interno del Dipartimento, posso ricordare, dimenticandone sicuramente qualcuna e facendo quindi per questo una pessima figura, la reumatologia, possiamo ricordare sicuramente l'endocrinologia, possiamo ricordare il metabolismo lipidico, dove ci sono delle eccellenze di livello molto elevato, l'ipertensione arteriosa e potrei anche Ho proseguire capito. oltre. Ecco, una delle, diciamo,
dei compiti probabilmente, mi corregga se uso dei termini strambi, perché del Dipartimento, e anche riguarda soprattutto anche i ricoveri, no? Che è una, voglio dire, un problema sempre molto, molto, molto sentito, eccetera. Certo. In questo caso, qual è il compito, qual è il ruolo del Dipartimento? Allora, il Dipartimento risponde a tutto quello che gli viene proposto. Chiaramente a Trieste, data l'età molto avanzata della popolazione, questa città ha un'età che riesce ad andare oltre quella che è la Liguria, che in questa nazione è portata sempre ad esempio come regione in cui l'età avanzata è una dominante assoluta. Avendo una popolazione di questo tipo, chiaramente ha molte richieste verso l'ospedale, molte di queste si traducono, ai noi, in degenze, la maggior parte magari anche proprie, ma sicuramente alcune anche non proprie. Dobbiamo far fronte anche a situazioni spesso di tipo sociale, tamponando alcune situazioni. Per questo il Dipartimento è particolarmente, diciamo così, utilizzato, perché quando non c'è uno specialista a dare una risposta, la risposta deve necessariamente venire dal Dipartimento Medico. Ho capito. Anche in questo caso va da sé che una delle parole d'ordine del vostro lavoro è anche essere in rete, cioè stabilire nel senso non di essere in internet, ma di stabilire dei contatti, e di avere anche probabilmente sempre un quadro il più aggiornato possibile di tutto quanto. Assolutamente sì. Uno di questi contatti sicuramente è nei confronti del pronto soccorso, che deve filtrare tutta questa massa di persone che si rivolge all'ospedale per ricevere secondo i propri bisogni. Per integrarci al meglio con questo, abbiamo costruito una struttura che si chiama Accoglimento Condiviso, che ha consentito di dare una prima risposta iniziale, immediata, al paziente che si ricovera, e di distribuire al meglio tra le diverse strutture del Dipartimento il carico dei ricoveri. Devo dire che la cosa funziona, ha trovato una buona rispondenza, i pazienti sono soddisfatti, perché la risposta in questo modo è accelerata e resa più razionale. Da quanto tempo funziona questo diciamo, l'accoglimento con gli questa struttura funziona da alcuni anni ormai, ma adesso stiamo trasformando ulteriormente la cosa, perché i nuovi lavori che cominceranno in questi giorni a Catinara creeranno alcune necessità, e noi abbiamo cercato di fare di necessità virtù, abbiamo cercato di sfruttare quelli che sono le necessità di spostamento del Dipartimento all'interno del cantiere, e la necessità di avere spazi a disposizione ridotti, perché il cantiere appunto avrà i suoi bisogni, per concentrare quelle che sono le attività ambulatoriali di accoglienza, appunto l'accoglimento condiviso, ma anche di continuità assistenziale al momento della dimissione, i cosiddetti esami nei 21 giorni successivi alla dimissione, che possono ancora essere gestiti dal reparto che ha dimesso, il day hospital delle diverse strutture che afferiscono al Dipartimento e alcune ambulatorialità specialistiche. Abbiamo cercato di concentrarle in un unico luogo, in un unico spazio, con un organico infermieristico dedicato e comune. In questo modo, razionalizzando al massimo l'utilizzo del personale e cercando di fare quella massa che consente di lavorare al meglio. Senta, dottore, quando una delle come dire, delle problematiche che si devono trattare quando si parla appunto di sanità a Trieste, e credo poi vi investa molto sotto certi aspetti, è il fatto che per tutta una serie di ragioni che probabilmente sono anche storico-sociali, si potrebbe dire, no? Il triestino si fida dell'ospedale, diciamo così, e quindi sono dei casi in cui va in pronto soccorso anche per conto suo, cioè senza ora immagino che questo
che non è che si possa insegnare, virgolette, ad un cittadino, cioè perché la paura la gestisci nei modi propri, ognuno la gestisce nel modo che crede il migliore per lui, però è anche vero che è una tendenza che forse soltanto a Trieste si verifica, oppure è una tendenza... Ma è una tendenza un po' anche trasversale, perché io ad esempio ho avuto modo di vedere i dati di altri pronto soccorsi in giro per la regione, i codici bianchi ci sono dappertutto. Certo, a Trieste questo forse ha un aspetto anche da quello che un po' prima, più accentuato, però diciamo che lo troviamo un poco dappertutto. Perché? Perché finora... abbiamo molto puntato sulla qualità degli ospedali. Gli ospedali sono fonte di risposte sicure, strutturate, molto rapide, inespensive, non costose per il paziente, e questo ha fatto sì che questa abitudine venisse rafforzata, semmai. Credo che la riforma che stiamo vivendo, in cui stiamo immergendoci progressivamente, riuscirà in parte almeno a allontanare questo tipo di meccanismo, in presenza del quale l'ospedale rischia di boccheggiare e di peggiorare le sue risposte per i pazienti che ne hanno veramente bisogno. Questo è il problema. E laddove, visto che ha citato appunto la riforma, questa riforma molto, insomma, sotto gli occhi del sotto l'occhio, come si dice, e io arrivo il venerdì e ho delle difficoltà, insomma, che è nell'occhio del ciclone da parecchio tempo, però voglio dire, c'è un dato, c'è anche lì una parola che sulla quale forse magari non si riflette molto, e potrebbe sembrare anche una sorta di contraddizione in termini, però quando si parla di territorio, in realtà il territorio non voglio dire che comprenda anche l'ospedale, però voglio dire, però appunto sì, cioè fa parte di un unicum fondamentalmente, e questo forse è un concetto che ha difficoltà a raggiungere parecchie persone. Se prima abbiamo parlato delle sfortune di Trieste, una popolazione molto anziana che si rivolge molto al pronto soccorso, adesso su questo argomento possiamo parlare di una delle fortune di Trieste. Una delle fortune di Trieste è sicuramente di avere un territorio molto forte, soprattutto per quel che riguarda i distretti, le attività distrettuali. Ci sono delle occasioni importantissime, la porterò sul mio terreno per un attimo, che è quello del nefrologo. Io in questa città sto portando avanti un programma di dialisi peritoneale che voglio portare fino alla casa del paziente, con l'assistenza fino a quel livello fornita dal territorio. E devo dire che ho trovato un territorio molto fertile da questo punto di vista, molto capace di montare risposte. Gli altri protagonisti del territorio però sono i medici di medicina di base, e da loro ci aspettiamo molto negli anni che verranno. Che cosa si dovrebbe fare secondo lei per far capire ancora di più ai pazienti poi che, diciamo, quando si viene dimessi dall'ospedale e poi si viene presi in cura dal territorio, in realtà, diciamo così, non cambia niente, quantomeno dal punto di vista della cura, eccetera. Beh, che l'azienda sanitaria sia diventata un qualcosa di unitario è un primo passo importantissimo. Quando io ho cominciato a lavorare con i distretti, eravamo due aziende diverse e era più difficile colloquiare. Adesso il colloquio è continuo. E tutto quello che facciamo è condiviso, è discusso preventivamente, c'è una continuità assoluta nell'assistenza del paziente alla dimissione. E questo viene fatto intendere al paziente in maniera chiara, nella sua lettera di dimissione c'è scritto tutto questo. È importante che tutti noi, che siamo attori di questo sistema sanitario, insistiamo molto su questo e facciamo sentire ai pazienti e alle famiglie che c'è un sostegno continuo, senza interruzioni, lungo tutti i percorsi che vengono costituiti per loro. Vero è anche che paradossalmente si capisce di più questa diciamo così, questa continuità di cura in alcuni casi. Per esempio penso
a chi ha sofferto di problemi cardiaci, che poi subito ha come si chiama, il centro cardiovascolare, addirittura la medicina a distanza. Quindi quello fondamentalmente è anche un po' più semplice, no? Cioè si è inseriti immediatamente mi verrebbe da dire in un giro, ma comunque insomma in una realtà, in una serie di situazioni dove hai più la sensazione di essere sotto controllo. In altri casi potrebbe sembrare più difficile, e potrebbe poi anche molto dipendere dalla capacità che ha il paziente di accettare, una volta dimesso, di sottoporsi a determinate cure, perché magari potrebbe essere che qualcuno. Ma ormai una continuità, per cui una terapia iniziata in ospedale, che deve essere Continua. proseguita come tale, deve essere continuata al domicilio del paziente e magari richiede terapia iniettiva, eccetera, viene sostenuta dalle strutture del territorio, è una realtà. Per quel che riguarda la mia esperienza, è una realtà qui a Trieste molto ben Molto ben conosciuta. collaudata, sulla quale si può fare un serio affidamento. Lei ha detto prima, ed è anche questa forse una cosa della quale non è che ci si dimentica, ma che si tiene sempre forse in secondo piano, ma forse anche no, ma insomma, io comunque la domanda gliela faccio, no? Il funzionamento di una struttura, di un dipartimento come il suo, ha necessità che anche il personale infermieristico sia coinvolto e sia protagonista. Io vorrei declinare giusto un attimo questo discorso anche per quello che riguarda non soltanto l'aspetto delle cure della degenza, ma proprio anche per quello che riguarda l'aspetto della degenza, che se vogliamo è. Forse riguarda, io ho detto anche l'altra volta con la Misley, forse riguarda più i familiari del paziente che il paziente stesso, magari sono più loro che si rendono conto di certe cose, eccetera. Però credo che questo tipo di collaborazione e questa, anche in questo caso, questa continuità fra cura e degenza, che sono due cose leggermente dissimili, forse sia necessaria a maggior ragione in una realtà come quella che lei dirige. Ho fatto una domanda troppo Assolutamente. lunga, ma insomma. No, 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 ma è ben posta e va a prendere un qualcosa di centrale a quello che stiamo vivendo. Al di là di quelle che sono le riforme, al di là delle modifiche di struttura delle aziende, noi assistiamo a una rivoluzione in campo ospedaliero, nel campo della sanità in genere. Abbiamo una nuova figura, perché l'infermiere con cui oggi lavoriamo fianco a fianco non è l'infermiere di 50 anni fa. Il suo livello di qualificazione è universitario, e dovremmo sempre di più affidargli dei compiti che siano quelli di un professionista, di un dottore, in maniera piena. Questo sta avvenendo, e in assenza di questo la sanità potrebbe dare molto meno di quello che dà. Sicuramente il medico è un importante consigliere del paziente, con lui deve decidere quelle che sono le decisioni terapeutiche, dove si va, qual è il percorso che seguiremo, ma sicuramente il personale più vicino al paziente degente è sicuramente personale infermieristico. Il personale infermieristico deve passare all'utente, al cittadino, una massa di informazioni importantissime per gestire la propria malattia, che il medico non avrebbe il tempo e il modo di fornire. E devo dire anche, io posso dirlo per esserne stato io testimone, uno dei compiti che, e non è un compito da poco, uno dei compiti dell'infermiere è anche quello di tutelare la privacy del paziente. Su questo non riflettiamo mai abbastanza. Sono temi delicatissimi, quelli della privacy in sanità in maniera particolare, sui quali dovremmo tenere sempre un'attenzione molto viva, molto, molto, pregnante, perché, è ormai irrinunciabile. Per quello che riguarda quella che può essere anche la sua esperienza appunto al DAI, per quello che riguarda anche come si stanno muovendo le cose, fatta la tara, diciamo così, dei lavori su a Catinara, che immagino possano in qualche modo, essendo imminenti, anche immanenti, possono in qualche modo condizionare più di una scelta.
vi basta così, nel senso il dipartimento, oppure potrebbe aggiungersi altre strutture, altre realtà, oppure... Allora, diciamo che quello che abbiamo di fronte, da una parte sicuramente non può essere sottovalutato e creerà dei problemi gestionali, sicuramente non possiamo pensare di avere in casa un cantiere e che questo sia indifferente verso quello che andiamo a fare. Però è anche molto stimolante. Il Dipartimento sarà investito soprattutto nella parte iniziale di questo, dovendosi spostare, trovare altre locazioni per poi ritornare in quello che sarà i suoi posti. Questo però vuol dire anche che i lavori che coinvolgeranno il Dipartimento Medico finiranno prima. E quindi se il cantiere appare lungo, ha davanti un tempo di 6 anni, così viene previsto, forse anche poi devolverà qualcosa, come succede spesso nelle opere pubbliche, sì, certo. noi sappiamo, la prospettiva del Dipartimento è la metà di quel tempo. Alla metà di quel tempo, verosimilmente, io che sono il direttore della nefrologia e dialisi, avrò la mia dialisi nuova, avrò la mia nefrologia nuova, sì. Ed è una prospettiva che sicuramente è molto stimolante e ci spinge a partecipare a tutto questo con molta attenzione. C'è una battuta che rubo ad un grande, me lo consentirà, Billy Wilder, che diceva: se qualcosa vuoi avere, devi pur soffrire un pochettino. Certo. Questa è anche un po' la logica. Allora, dottore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Il dottor Boscutti è il direttore del Dipartimento ad Attività Integrata di Medicina Interna dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Star Bene in TV torna venerdì prossimo, come sempre, con la collocazione del venerdì, dalle 19 alle 19.20 circa, però c'è una puntata speciale anche lunedì mattina, subito dopo la fine di Sveglia Trieste. Non so se per questioni interne nostre chi sarà alla conduzione, ma comunque sappiate che c'è un appuntamento in più. Colché saluto ancora il dottor Boscutti, lo ringrazio per essere stato con noi, passate una buona serata e un buon fine settimana. Grazie moltissime per l'occasione che mi è stata data. Grazie dottore, arrivederci a tutti.